classe, diciamo, politico, militante, organizzatore, no? Che nella costruzione anche del partito diventa anche bersaglio delle critiche di autoritarismo, sì. Nella critica di Bakunin, Marx è l'autoritario per eccellenza. Su questo filone del Marx politico è anche l'impegno e la valutazione che Marx fa della democrazia americana. Franco Tomassoni è una giovane promessa, diciamo, nostra coetanea, anche se, come molti giovani che sapete, è costretto, spinto a trovare la sua strada all'estero. È dottorando in studi sulla globalizzazione all'Università Nuova di Lisbona, sta per pubblicare in portoghese un'antologia di scritti politici di Gramsci. A lui la parola. No, prima di iniziare volevo dire che non so, innanzitutto ringrazio tutte le associazioni, Ruggero, per l'invito. Io non so se condividere o condividere appena parzialmente questa idea per cui Marx è messo così da parte, sicuramente questo è vero, ma se noi andiamo a considerare per esempio le pubblicazioni fatte dopo la crisi, in realtà ci sono molti titoli che parlano di Marx e molte ripubblicazioni dei suoi testi. Perché da un lato c'è, sì, il Marx messo ai margini nel dimenticatoio, no? Che sono d'accordo, non solo il Marx messo ai margini nel dimenticatoio, ma un'idea anche di trasmissione di sapere e di conoscenza molto legata alla nozione e a spenderla immediatamente nella praticità nel mercato del lavoro, per cui non si insegnano nemmeno Smith, Riccardo, come prima ricordava Giulianelli. Ma diciamo così, al lato di questo c'è un'altra cosa, cioè il tentativo di rendere Marx innocuo, e quindi tutte le pubblicazioni corrispondono anche a un'idea di dire sì, prendiamo Marx come analista di alcune contraddizioni, no? E quindi prendiamo nota, rendiamo pubblica un'idea tale per cui Marx aveva letto bene determinati meccanismi, però il Marx trasformatore, il Marx rivoluzionario, il Marx che vuole l'abbattimento di questo sistema e che pensa anche come rompere queste contraddizioni, ovviamente è messo da parte. Credo che questo possa essere anche un elemento per il dibattito poi dopo la discussione. Ma veniamo ora al tema di questa relazione, che è Marx e la guerra civile americana. Ci sono una serie di ragioni per cui può essere interessante. L'ipotesi che insomma cerco di suggerire è quella che lo studio della comparazione tra lo sviluppo del capitalismo in Europa e negli Stati Uniti ha svolto in realtà nell'elaborazione della teoria della lotta di classe, del modo di produzione, un ruolo fondamentale. Se noi guardiamo al tipo di storiografia che si afferma rispetto alla guerra civile americana, soprattutto dagli anni Ottanta, noi troviamo un tentativo di mostrare la guerra civile americana come una contrapposizione tra sistemi ideali differenti. Da un lato c'è l'essenza democratica del nord degli Stati Uniti e dall'altro lato invece un'essenza schiavista, no, da parte del sud degli Stati Uniti. E non si capisce bene poi questi due sistemi di valori da dove arrivino o da dove non arrivino. Dice per esempio uno storico inglese che è titolare di storia degli Stati Uniti all'Università di Londra, ha pubblicato in Italia, e sono andato a guardare il suo libro, è presente anche in alcuni corsi di storia contemporanea degli Stati Uniti in varie università. Dice questo storico: infinitamente più importante fu il fatto che la secessione, sfidò i concetti base del nazionalismo americano, così come li intendeva la massa dei nordisti. Essi avevano imparato da Jackson, Webster e Clay e da un'infinità di altri oratori a identificare l'unione con la libertà e la democrazia e a ritenere che il mantenimento dell'integrità territoriale costituisse la prova della validità dell'esperienza di governo popolare iniziata nel 1776. Da entrambe le parti, in realtà, il nazionalismo era la questione centrale della lotta che stava per cominciare, mentre il Sud si batteva per uno Stato nazionale separato allo scopo di conservare il suo caratteristico modo di vivere, il Nord si batteva per la preservazione degli ideali che l'Unione era venuta a simboleggiare. Cioè,
una lotta tra due sistemi ideali differenti, e poi quindi un sistema ideale disorganico dalle basi materiali che lo ha prodotto. E invece leggendo Marx si ha un'idea completamente differente della guerra civile americana. E poi vi è anche un altro motivo, su questo tema tornerò poi, e poi vi è anche un altro motivo, è che leggendo Marx noi abbiamo l'idea di uno sguardo duplice sul processo di emersione della modernità capitalista. Cioè, da un lato vi è la legittimazione, il riconoscimento che l'emersione del capitalismo è sicuramente un movimento emancipatore, e dall'altro lato uno sguardo critico, perché sì, vi è una nuova emancipazione, ma allo stesso tempo questa emancipazione non risolve il problema dello sfruttamento, e vediamo come si colloca da un brano che ho preso dal Capitale, e spero che corrisponda all'edizione originale. Ma vediamo come si colloca la questione del lavoro salariato in opposizione alla schiavitù tra gli Stati Uniti e l'Europa. Dice Marx: durante le ultime settimane del giugno del 63 tutti i quotidiani londinesi riportarono un pezzo con l'insegna sensational, death from simple overwork, ossia sensazionale morte da semplice sovraccarico di lavoro. Si trattava della morte della cristaglia Mary Wakely, di 20 anni. Si tornò a riscoprire la vecchia storia, tante volte raccontata, che queste ragazze lavorano in media 16 ore e mezzo, ma durante la stagione anche per 30 ore di seguito. Mentre la loro forza lavoro che veniva a mancare viene mantenuta in vita attraverso la somministrazione di porto, sherry e caffè, negli anni Wiki, in sostanza, dice il medico che l'ha visitata, è morta da sovraccarico di lavoro. E dice Marx, i giornali in realtà intitolavano è morta di... scusate, ho perso il filo. Insomma, è morta di una malattia, e sicuramente questa morte rapida è dovuta anche al sovraccarico di lavoro. E partendo da questo fatto, ricorda insomma che il Times, per difendere i proprietari americani di schiavi contro Bright e un altro proprietario, dichiarò: moltissimi di noi ritengono che finché noi facciamo lavorare le nostre giovani donne, tanto che ne muoiono usando la sferza della fame invece dello schiocco della fusta, non abbiamo il diritto di alzare col ferro e col fuoco contro famiglie che sono proprietarie di schiavi di padre e figlio e che perlomeno nutrono bene i loro schiavi. Cioè, la questione del lavoro salariato e la questione della schiavitù tra le due sponde dell'Atlantico, insomma, in qualche modo non risolve il problema, non risolve la questione principale, perché anche il lavoro salariato si diventa una forma di schiavitù, tale per cui lo sforzo di lavoro impegnato porta fino alla morte. E attenzione che l'istituto della schiavitù non è una cosa, la storia della fine della schiavitù non è un processo lineare. Se pensiamo al primo atto contro il traffico degli schiavi, è un atto del 1761 fatto da il marchese Pombal, che proibisce il trasporto di schiavi dall'Angola verso la metropoli portoghese. E in realtà questo atto non elimina assolutamente la schiavitù, ma in realtà quello che c'era sotto era il fatto che il trasporto di schiavi dall'Angola verso il Portogallo sottraeva forze al trasporto di schiavi dall'Angola verso il Brasile, dove invece si voleva maggiormente indirizzare il commercio, perché gli schiavi erano impegnati nelle piantagioni, nella produzione, nelle piantagioni di principalmente di caffè. E questo tema viene fuori durante tutto anche il Novecento, se pensiamo a quanto gli imperi coloniali hanno cercato in qualche modo di sostituire al termine schiavitù la parola lavoro forzato, dire che la schiavitù in qualche modo era colpa degli indigeni e che la missione civilizzatrice era esattamente quella di sostituire alla schiavitù il lavoro forzato, che nei termini pratici ha significato la stessa cosa. E tuttavia, diciamo che questo dibattito del rapporto che c'è tra Stati Uniti e Europa nel processo di sviluppo è un dibattito che è presente nell'analisi di Marx anche durante già gli anni 50, gli anni 40 e gli anni 50. Innanzitutto,
vi è un elemento interessante, c'è un dibattito tra un esiliato tedesco negli Stati Uniti e Marx. Nel 1946 Harry Krieg forma parte di questo movimento che si chiama Lega per la Riforma, e in questa Lega per la Riforma sta negli Stati Uniti e lottano per la ridistribuzione delle terre dell'Ovest. E si dice questo qui completamente soddisfatto per lo sviluppo armonioso dell'economia negli Stati Uniti. La distribuzione delle terre corrisponde a un maggiore elemento di democrazia. Marx dice, lo redarguisce e dice: attenzione, sì, sicuramente c'è dietro questa ridistribuzione delle terre un elemento di giustizia sociale. Tuttavia, i fenomeni vanno visti nella loro prospettiva e nel loro sviluppo storico. E quindi sì, sicuramente ci sarà una distribuzione, ma dalla competizione tra vari proprietari si giungerà poi alla concentrazione. E quindi lo sviluppo storico del capitalismo che abbiamo visto in Europa avverrà nello stesso modo negli Stati Uniti. E sempre in quegli anni, all'inizio degli anni 50, nei Grundrisse, e poi ricordo nei Grundrisse tra il 57 e il 58, Marx entra in dibattito con un economista americano, Cray, e la teoria di questo economista americano in sostanza è, questo economista dice, lo sviluppo capitalistico esemplare è quello degli Stati Uniti, è quello del nord degli Stati Uniti. In questo contesto abbiamo uno sviluppo poderoso delle forze produttive, ma allo stesso tempo non c'è una lotta di classi, mentre in Europa lo sviluppo capitalistico è ancora viziato in qualche modo da un archeismo di tipo feudale, ed è per questo motivo che si manifesta la lotta di classe, e non invece dallo sviluppo dei mezzi di produzione. Mentre Marx tende a dimostrare esattamente il contrario e dice che lo sviluppo degli Stati Uniti è ancora uno sviluppo inferiore rispetto a quello dell'Europa. L'Europa rappresenta la forma di capitalismo più sviluppata e quindi è più evidente la lotta di classi, mentre negli Stati Uniti lo sviluppo economico non è ancora giunto a questo grado di maturazione e quindi la lotta di classe non è evidente. E allo stesso tempo, sempre nei Grundrisse, Marx riprende il dibattito con un altro economista inglese, la cui opera però sarà molto utilizzata per i processi di colonizzazione poi in Australia e Nuova Zelanda, che chiama la teoria del colonialismo folle, Marx. In sostanza Weekly dice, pure lui fa questa comparazione tra Europa e Stati Uniti, ma l'idea principale è il caso esemplare di sviluppo capitalistico è quello inglese. E gli Stati Uniti, se vogliono giungere ad un'industrializzazione, ad un'agricoltura moderna, devono ridurre le terre e devono aumentare il prezzo delle terre che vengono distribuite nell'Ovest del paese e devono trasformare i piccoli proprietari in lavoratori salariati. Questo è l'unico cammino da seguire per far sì che si sviluppi un'industria moderna. Dunque, alla vigilia della guerra civile americana che scoppia nel 61, Marx vede uno sviluppo del capitalismo molto forte, ma al contempo vede, e questo è un elemento che coglie già dai primi anni 50 nel diciottesimo brumario di Luigi Bonaparte, un testo del 52, dice sì, c'è uno sviluppo molto grande delle forze produttive, ma allo stesso tempo le classi non sono già un elemento fisso. In qualche modo le classi rappresentano un elemento fluido. E è possibile cogliere in questo modo, è possibile cogliere una specie di contraddizione, cioè se l'esistenza delle classi deriva dallo sviluppo dei mezzi di produzione, com'è possibile avere delle classi liquide, non fisse, e allo stesso tempo uno sviluppo poderoso dei mezzi di produzione? Marx include gli Stati Uniti tra le principali potenze industriali. E quindi c'è questa contraddizione. Molti studiosi capziosamente hanno cercato di dimostrare come in realtà la teoria del modello, del modo di produzione capitalista, e Marx sia qualcosa di molto teorico e che all'atto pratico il caso americano non contraddice, ma in realtà è proprio dallo sviluppo storico e dallo sviluppo del capitalismo che ci sarà dopo la guerra civile americana che questa apparente contraddizione suggerita in modo capzioso da alcuni si scioglie completamente.
Nel 1865, quindi già la guerra civile terminata, Marx pronuncia un discorso che sarà poi pubblicato con il titolo Salario, prezzo e profitto. E guardando all'America, sostiene che anche dentro il sistema di sfruttamento capitalista le condizioni dei lavoratori possono essere sostanzialmente differenti. Cioè, guardando alle differenze contrattuali più vantaggiose per i lavoratori del nord degli Stati Uniti rispetto a quelli europei, sorge una visione della lotta di classe abbastanza più ampia dell'idea di una lotta puramente economica. Cioè, i lavoratori sono, non sono soggetti a leggi fisse, ma sono invece, possono migliorare la propria condizione attraverso lotte sociali e politiche. E ovviamente agiscono anche in contesti di sviluppo capitalistico differenti. E dunque, dice Marx, la differenza che noi notiamo tra Europa e Stati Uniti è appena una differenza di grado. È appena una differenza di grado di sviluppo, ma non è una differenza sostanziale tra due modi differenti. E dice, quelle contraddizioni arriveranno anche negli Stati Uniti. L'America è stata più democratica come società, ammette Marx, perché è stata basata durante un periodo sulla libera acquisizione delle terre. Ma le differenze pure qua rimangono appena differenze di grado dentro un sistema universale. Ma la guerra civile finisce per essere un elemento catalizzatore di questo sviluppo capitalistico. Cioè i debiti contratti dal nord per finanziare la guerra civile hanno poi fatto sì che le banche e le società legate alla ferrovia avessero potuto acquisire a grandi mani i terreni e quindi dar vita ad un'accumulazione della proprietà fondiaria, riducendo appunto i piccoli coltivatori espulsi dalle loro terre e riducendoli in operai salariati. Ed è questa trasformazione che ha dato al movimento operaio anche l'idea della propria dimensione internazionale, e insomma in qualche modo troviamo qui il senso generale della lettera che nel 64 Marx invia a Lincoln. Lincoln è stato appena rieletto presidente e Marx, e questo testo è ripreso anche nella presentazione, nell'introduzione del Capitale, o meglio, è nell'introduzione del Capitale e poi nel 64 è parte di questa lettera, e cioè dice Marx, come la guerra di indipendenza americana del secolo XVIII ha suonato martello per la classe media europea, così la guerra civile americana del XIX secolo suona martello per la classe operaia europea. Cioè, in sostanza, Marx spiega che la liberazione degli schiavi neri del sud renderà visibile anche ai lavoratori del nord la necessità della loro stessa emancipazione. E dunque, in termini generali, il giudizio che Marx dà della guerra civile americana è innanzitutto cogliere il suo carattere rivoluzionario, la fine del sistema della schiavitù e l'elemento catalizzatore del capitalismo. E qui dentro nasce anche un elemento di coscienza rispetto alla dimensione universitaria del movimento operaio. Inoltre Marx dice che questa è la prima guerra moderna, e in ultimo sorge lì, anche grazie allo studio del caso americano, un'idea differente della lotta di classe, cioè non solo come lotta economica. E guardiamo questi aspetti un po' più da vicino. Cioè, il movimento operaio come movimento mondiale. Marx in quegli anni scrive, tra il 52 e il 62, scrive in questo giornale, il New York Daily Tribune, inizia a scrivere in questo giornale attraverso Charles Steiner, che dopo sarà un generale di Lincoln, ma che all'inizio degli anni 50 è inviato in Europa da il suo editore, Greeley, che è questo editore della Tribune. E la Tribune è il giornale più diffuso, il giornale repubblicano più diffuso, è un giornale di ispirazione fourierista con molte influenze weniste. E insomma, Greeley invia Dana in Europa alla ricerca di contatti per trovare qualcuno che insomma scriva nel giornale quello che in Europa sta accadendo, quindi che spieghi cosa sono stati i morti di 48 e lo sviluppo successivo. E si incontra con Marx, anche in condizioni economiche disagiate, accetta volentieri questa collaborazione. Ma uno degli interessi di Marx è anche quello di scrivere su questo giornale qual è la posizione inglese rispetto alla guerra civile americana. E dice Marx che
dal punto di vista inglese ci sono tutta una serie di interessi economici nel far sì che l'Inghilterra possa intervenire a favore del sud schiavista. E quindi critica l'ambiguità dei giornali inglesi, che da un lato si dicono contrario alla schiavitù, ma dall'altro lato cercano sempre il pretesto e il casus belli. Il primo motivo che Marx ovviamente identifica è il fatto che il Nord, una volta eletto Lincoln nel 60, alza, nel 61 anzi, alza le tariffe, quindi questo è un ostacolo molto grande all'esportazione inglese verso tutti gli Stati Uniti. Un aspetto decisamente più importante è il fatto che il cotone prodotto nel sud degli Stati Uniti non può essere esportato in Inghilterra, e quindi con una grande crisi per l'industria tessile, inglese. E infine dice Marx, vi è il tentativo da parte di una parte consistente del capitalismo inglese di indebolire il più possibile l'avversario americano e quindi mantenere il privilegio industriale inglese. Nonostante questa analisi, Marx dice assolutamente gli inglesi non entreranno in guerra. Eppure qui incontra una serie di motivi economici interessanti. Il primo dice l'Inghilterra è molto più dipendente dal grano americano di quanto il produttore di grano americano dal denaro inglese. In secondo luogo, l'intervento militare inglese poi spingerebbe le navi americane nel Pacifico a ostacolare il commercio inglese nel Pacifico. E in terzo luogo, Marx dice, riprendendo poi un articolo dell'Economist, nessuno in Inghilterra oserebbe raccomandare una guerra per il semplice sacco del cotone. È più economico per noi ausiliare tutto il settore del cotone con la spesa statale durante 3 anni che intraprendere una guerra con gli USA durante 1 anno. E tuttavia queste sono motivazioni di carattere economico importanti, ma allo stesso tempo Marx riconosce che un ruolo principale, un ruolo molto forte nell'ostacolare l'intervento inglese è giocato da due elementi principali. Il primo è l'esistenza di un forte movimento antischiavista negli Stati Uniti, soprattutto dopo la morte di John Brown, che è questo schiavo che tra il 56 e il 59 guida una serie di ribellioni, poi nel 59 è preso e rapidamente ammazzato, che esercita un ruolo forte nell'opinione pubblica inglese, ma dall'altro lato, davanti al tentativo del governo inglese di trovare un casus belli, e questo casus belli sarebbe stato incontrato dal fatto che delle navi del nord hanno circondato una nave inglese che ospitava degli ufficiali del sud confederati, il movimento operaio inglese è sceso in sciopero e è stata una delle cause che ha voluto evitare per evitare l'intervento inglese. E l'elemento più interessante di questa cosa è che a quel tempo la propaganda fatta era il fatto che la disoccupazione della classe lavoratrice inglese è dovuta all'assenza di cotone, e quindi da un lato vi è il tentativo di dividere i lavoratori inglesi e la classe operaia inglese da il movimento di emancipazione schiavista del nord, ma dall'altro lato invece la classe operaia inglese risponde cercando il più possibile di evitare questa guerra. E quindi le parole che Marx invia a Lincoln e che sono presenti anche nel Capitale della nascita di una coscienza universale di questo movimento operaio non sono appena un'idea teorica o ideale, ma si invece corrispondono a questi due fatti, cioè sono è un'idea che emerge a partire da questi due eventi. L'altro aspetto principale è quello del giudizio rispetto alla guerra civile americana come la prima grande guerra moderna. Il giudizio è chiaro, quello di Marx. In questo contesto, la più alta forma di autogoverno fino ad oggi realizzata sta dando battaglia alla più insignificante e vergognosa forma di schiavismo che gli annali della storia possono ricordare, e continua. Tutte le recenti guerre europee sono state pantomime, prive di basi razionali, deliberate e condotte a partire da pretese errate. La prima grande guerra della storia contemporanea è la guerra civile americana. Scrive questo il 7 novembre del 61 già sulla New York Daily Primo. E se noi guardiamo a questo giudizio con un'analisi storica fatta molti anni dopo da questo storico inglese che poi finirà per insegnare negli Stati Uniti, Paul Kennedy, che scrive nell'87
questo libro Ascesa e declino delle grandi potenze, un libro in cui studia gli interventi e le guerre militari dal 1500 al 1980, cercando di capire bene che tipo di relazione esiste tra sforzo bellico, proiezione egemonica degli stati e economia e finanza. E traccia anche in questo libro un quadro della guerra civile americana. Dice: fin dall'inizio i confederati, quindi il Sud, si trovano svantaggiati economicamente, non riescono a finanziare la guerra. Esistevano poche banche nel Sud e anche poco capitale liquido. Al contrario, il Nord riuscì sempre a disporre di denaro sufficiente, ricavato dall'erario e dai profitti, per finanziare la guerra. Durante la guerra crebbe la produzione del Nord, non solo di armamento bellico, di navi e delle ferrovie, ma anche la produzione agricola. Questi aspetti dunque chiariscono in qualche modo il giudizio di Marx. Quello che Marx vede e quello che dice è, in sostanza, c'è una guerra, è la prima guerra moderna, perché un modo di produzione nuovo si scontra con un modo di produzione vecchio, e questo modo di produzione vecchio finirà per sopperire. E questo elemento è molto interessante, perché a un certo punto della guerra Engels, che era un grandissimo conoscitore e studioso di questioni militari, all'inizio, di fronte ad una serie di sconfitte in alcune battaglie da parte dell'esercito del Nord, si dice scettico rispetto alla vittoria del Nord. Dice: probabilmente abbiamo sbagliato, probabilmente il Sud è che vincerà la guerra. E Marx gli dice: non fare attenzione, fai attenzione, non fare l'errore di reificare e staccare un elemento, quello dell'organizzazione militare, e utilizzarlo per guardare a tutti, alla generalità del fenomeno. Dice Marx: la questione principale sono lo sviluppo dei rapporti di produzione e come questi hanno la capacità di finanziare queste guerre. E si dice già all'inizio della guerra, nei primi anni della guerra, questo è uno scambio di lettere tra il 61 e il 62, Marx dice certo che la guerra sarà vinta assolutamente dal Nord, e se è possibile oggi, insomma, cercare un ponte con la realtà contemporanea, questo processo di isolamento di un fenomeno a partire dal quale poi leggere tutto l'insieme dei processi è una cosa tipica di chi oggi, per esempio, rispetto alla valutazione generale sul governo italiano, isola l'elemento geopolitico e a partire da quello esprime un giudizio, non tenendo conto invece dei rapporti di classe, dei rapporti di forza che quel nostro governo realmente esprime. In ultimo, il giudizio e il ruolo che ha avuto lo studio delle questioni americane sulla lotta di classe. Abbiamo visto come la lotta di classe è una lotta non esclusivamente economica, ma sociale e politica, che significa far sì che alla lotta partecipano una serie di rivendicazioni per migliorare la propria condizione, e questo in realtà ha uno sviluppo molto importante negli Stati Uniti. Subito dopo la guerra nasce questo movimento che si chiama il movimento dei repubblicani radicali, che in realtà rappresenta una serie di interessi, per la verità abbastanza eterogenei, perché imprende interessi produttivi delle fabbriche, interessi legati al settore ferroviario in grande espansione e anche interessi dei lavoratori. Insomma, dice uno dei loro capi, Thaddeus Stevenson: noi non dobbiamo trattare il Sud come qualcuno che ha tentato di separarsi e oggi lo riaccogliamo, dobbiamo trattarlo come uno Stato occupato. Questo è l'unico modo per distruggere definitivamente le istituzioni schiaviste del Sud. E per fare questo, agli ex schiavi vanno garantiti anche diritti politici. Non basta l'atto formale di dire che la schiavitù finisce, ma gli va dato il diritto di voto. E tuttavia, dice, questo diritto di voto non basta. Gli vanno date anche le terre, perché altrimenti, anche riconoscendogli i diritti politici, anche riconoscendogli la libertà, se poi economicamente sono incapaci, no? Se non hanno una proprietà e quindi non riescono a far valere i propri diritti, vivranno sempre una condizione di subalternità, e quindi i poteri del Sud, i poteri economici del Sud continueranno a prosperare anche in un contesto mutato. E oltretutto si pone anche un'altra questione, ben più profonda, dice: tuttavia la schiavitù non ha preparato questi schiavi a saper dirigere economicamente una piantagione, e quindi durante un periodo dovranno avere la supervisione da parte del Congresso nella gestione economica, quindi anche un elemento di conoscenza. E dunque la lotta di classe in questo caso si configura non solo come lotta sociale, politica o economica, ma una lotta completa per il riconoscimento
degli strumenti di lavoro. Grazie. Allora, stiamo procedendo, diciamo, verso la parte finale. E, proseguendo su questo tema, Emiliano Alessandroni tratterà il tema Marx e il problema della democrazia moderna. Emiliano è un giovane che ha studiato in Germania e in Inghilterra, collabora a varie cattedre dell'Università di Urbino, dirige di fatto, diciamo, il coordinatore della redazione della rivista online Marxismo Oggi, ha curato un volume collettaneo su Paolo Volponi, Volponi Estremo, un libro su Antonio Gramsci e Giorgio Lukács, su Hegel, insomma è autore di vari lavori. A lui la parola. Bene, ringrazio per la parola e entro subito in media stress, partendo da un brano divenuto ormai celebre, tratto dall'ideologia tedesca di Marx ed Engels. Le idee della classe dominante, scrivono i due filosofi in quest'opera, sono in ogni tempo le idee dominanti, cioè la classe che costituisce la potenza materiale dominante di una data società costituisce in pari tempo anche la sua potenza spirituale dominante. Ecco, vediamo che quindi fin dall'ideologia tedesca Marx ed Engels istituiscono una proporzione tra dominio materiale e dominio intellettuale. E questo dominio intellettuale però, dobbiamo dire, si riversa su numerosi ambiti e non da ultimo su quello del linguaggio. La scelta di determinati termini, la scelta di determinate categorie che dominano il dibattito pubblico rispecchia di fatto il dominio di una determinata classe sociale. Ma non soltanto la scelta di determinati termini, a ben vedere anche l'impiego, l'utilizzo di questi termini riflette il dominio di una classe sociale sulla società. E dobbiamo però tenere presente che il marxismo non costituisce una teoria decostruzionista, ma costituisce a ben vedere una ontologia, il che significa, per quanto riguarda il linguaggio, che l'impiego ideologico e strumentale di un determinato termine non dovrebbe indurre i marxisti a rifiutare quel termine nella sua totalità, ma dovrebbe indurli per l'appunto a smascherare questo impiego ideologico e strumentale per riappropriarsi di quel termine nella sua autenticità. Pensiamo, per fare un esempio, alla categoria di progresso. Quanti usi strumentali, quanti impieghi ideologici ha conosciuto questa categoria? Le sorti magnifiche progressive dell'umanità, il rise da leopardi nella ginestra, che rispecchiavano appunto il pensiero liberale, che aveva una visione sostanzialmente unilineare e rettilinea del progresso storico. Ma il rifiuto di questo impiego ideologico del termine progresso, spiega Gramsci già nei Quaderni del Carcere, non dovrebbe indurci a rifiutare il concetto di progresso nella sua totalità, perché è indubitabile che nella storia esiste una certa irreversibilità, è indubitabile che nella storia, nella sua risultante quantomeno, esista una qualche forma di progresso. Un discorso analogo lo possiamo far valere anche per quanto riguarda il termine libertà. Noi oggi non rifiutiamo il termine libertà, eppure nella seconda metà dell'Ottocento erano i proprietari di schiavi nel sud degli Stati Uniti che denunciavano quei processi che premevano verso la soppressione dell'istituto della schiavitù, denunciavano quei proprietari di schiavi, quei processi, come degli attacchi alla libertà. Era però a ben vedere la libertà di commerciare schiavi e la libertà appunto di possedere carne umana a propria disposizione. Un discorso di questo tipo però noi possiamo farlo valere anche per il termine democrazia. Anche il termine democrazia ha conosciuto tutta una serie di usi strumentali ideologici e fin dalla sua prima apparizione. È un termine, sappiamo,
che affonda le proprie radici in terra greca, e già noi in terra greca vediamo il termine democrazia essere sottoposto ad usi strumentali ideologici. Nelle rane di Aristofane ad un certo punto compare il personaggio di Euripide, che rivendica meriti per il fatto che nelle proprie tragedie ha dato per la prima volta nella storia voce alle donne e agli schiavi. Quel che per te è motivo di vanto, risponde Eschilo in quest'opera di Aristofane, sarebbe in realtà motivo di calunnia, e per questo bisognerebbe metterti a morte. Come a morte? Risponde Euripide. A me sembra di essere stato democratico. In questa disputa interviene Dioniso, sotto la cui veste si nasconde il pensiero di Aristofane, che rispecchiava l'ideologia dominante del tempo, che risponde: tutto questo non ha nulla a che spartire con la democrazia. Ecco, teniamo presente che quindi già in terra greca veniva ritenuto tutto fuorché intonato con il conseguimento della democrazia il semplice dare voce alle donne e agli schiavi. Anzi, a ben vedere, il solo dare voce alle donne e agli schiavi veniva reputata una minaccia nei confronti della democrazia, veniva reputato un attacco nei confronti della democrazia. E questo uso dunque strumentale e ideologico però del termine democrazia non lo conosciamo soltanto nell'antica Grecia. Facciamo un salto ad esempio di qualche secolo. Nella seconda metà dell'Ottocento il partito negli Stati Uniti che difendeva l'istituto della schiavitù si chiamava Partito Democratico, e difendeva l'istituto della schiavitù proprio in nome della democrazia. Ecco, noi oggi, se proviamo a immaginare una società in cui le donne non hanno diritto di parola e che fosse incentrata sull'istituto della schiavitù, non avremmo esitazione a definirla una società antidemocratica. Ma questo anche grazie all'insegnamento di Marx ed Engels. E però, nonostante questo mutamento del termine democrazia, noi possiamo dire che gli impieghi strumentali ideologici di questa parola non sono cessati. Vediamo oggi qual è il significato dominante di questo termine. Generalmente il significato dominante viene fatto risalire a Joseph Schumpeter, che è stato precedentemente citato, che nel suo libro Capitalismo, Socialismo e Democrazia definisce il metodo democratico, cito, come quell'assetto istituzionale per arrivare a decisioni politiche nel quale alcune persone acquistano il potere di decidere mediante una lotta competitiva per il voto popolare. E secondo Gianfranco Pasquino, allievo di Norberto Bobbio, le teorie di Kelsen e di Schumpeter sono quelle che, cito, costituiscono tuttora i punti più elevati della visione democratica e come tali risultano immuni ai cambiamenti storici, ovvero dotate di persistente validità. Come dire, la definizione che Schumpeter dà del concetto di democrazia è eterna. E vediamo che la discriminante della democrazia viene qui espressa da Pasquino, individuata da Pasquino nella competizione elettorale. Le elezioni, scrive, sono un gioco interattivo che si ripete nel tempo con periodicità prevedibile, spesso chiaramente sancita, altrimenti non saremmo in democrazia. E l'elemento dinamico della democrazia è quindi rappresentato, scrive Pasquino, dalle preferenze degli elettori. Ecco, vediamo dunque le elezioni e le preferenze dei votanti costituiscono, secondo il pensiero liberale, perché Pasquino è un portavoce del pensiero liberale, gli architravi, i fulcri della democrazia. E dobbiamo dire che questo è un tema, questo della facoltà decisionale elettiva, che stava già molto a cuore a Marx, il quale considerava la lotta per il suffragio universale, per l'estensione del diritto di voto, un importante passo di emancipazione, e denunciava invece quelle forze politiche che a quel tempo erano forze liberali, che tentavano di opporsi a questa estensione del diritto di voto, a questa introduzione del suffragio universale, mediante clausole di esclusione e mediante restrizioni censitarie che di fatto finivano per colpire
i ceti meno abbienti. No, la lotta per il suffragio rientrava già in Marx a pieno titolo nella lotta per la democrazia. E tuttavia, se questa conquista del suffragio universale determinasse, soprattutto in rapporto ai tempi, una sorta di democrazia giuridico-politica, questa democrazia giuridico-politica non costituiva per Marx l'espressione di una democrazia compiuta, non costituiva una democrazia compiuta espressione di una emancipazione compiuta, ma costituiva tutt'al più l'espressione di una emancipazione politica che era senz'altro agli occhi di Marx un enorme passo in avanti rispetto al passato, ma non costituiva la forma ultima dell'emancipazione umana. È un virgolettato di Marx. Essa era, a ben vedere, soltanto l'ultima forma di emancipazione all'interno dell'ordine mondiale attuale. Eretta infatti com'era sul fondamento del sistema di produzione capitalistico, la democrazia politica, spiegava già Marx, poteva svilupparsi soltanto laddove le sfere economiche private avevano acquisito un'esistenza indipendente, determinando di fatto una separazione fra Stato e società civile. Ma in questa separazione fra Stato e società civile, i conflitti politici non rispecchiavano la totalità dei conflitti sociali, e quell'uguaglianza che era prevista dalla legge, quell'uguaglianza che era prevista sul piano giuridico-politico, finiva per essere revocata dalla sfera, dall'iniziativa autonoma delle forze economiche private, che incoraggiavano invece la più pesante disuguaglianza all'interno della sfera sociale. In questo modo, conclude Marx, l'individuo, anziché essere emancipato in modo reale, finiva per emanciparsi in modo astratto e parziale, che era l'unico possibile, secondo Marx, sulla base di quel sistema di produzione, sulla base del sistema capitalistico. Vediamo dunque che questa democrazia giuridico-politica, separata da ogni democrazia economico-sociale, finiva per essere, agli occhi di Marx, riduttiva. Ma non soltanto riduttiva, in ultima analisi si rivelava anche inefficace. E perché questo? Perché già Marx sapeva nell'Ottocento che quello che poi Pasquino e tutto il pensiero liberale nel Novecento chiamerà elettore e che costituirebbe l'elemento dinamico della democrazia era, per vedere, un'entità astratta, tutta inerente all'empireo della sfera giuridico-politica. Perché nella società civile, nella società reale, gli elettori sono tutti sociologicamente diversi tra di loro, dispongono di mezzi sproporzionati per la diffusione delle proprie idee e occupano posti non equipollenti nella vita del paese. E questa disparità, questa stratificazione sociale a monte fa sì che nessun voto elettorale sia realmente uguale ad un altro e che le preferenze degli elettori mai abbiano tra loro lo stesso peso. È una questione questa di cui sulla scia di Marx tratterà poi Gramsci nei Quaderni del carcere, allorché scrive che la razionalità storicistica del consenso numerico nelle società a base capitalistica viene sistematicamente falsificata dall'influsso della ricchezza. Dicevo, Gramsci si colloca qui sulla scia di Marx, perché già Marx sapeva benissimo nell'Ottocento che l'introduzione del suffragio universale non avrebbe mai eliminato il dislivello sociale e che già a suo tempo la borghesia, come gli si esprime, poteva regolare il diritto di voto in modo che esso abbia a volere ciò che è ragionevole, e cioè il proprio dominio. E configurata allora in questi termini, la presenza o meno della democrazia giuridico-politica non avrebbe mai eliminato l'essenza dittatoriale della struttura sistemica reggente e non avrebbe mai eliminato la supremazia del gruppo sociale dominante, potendo unicamente stabilire se questa dittatura strutturale, se questa dittatura economica si sarebbe consolidata in forza della volontà popolare o contro la volontà popolare. Vediamo in sostanza che già in Marx
il problema della democrazia assume i contorni di quello che poi sarà, di quella che poi sarà in Gramsci la questione dell'egemonia. Ma vi è un'altra questione da tenere presente. Nel manifesto del Partito Comunista Marx ed Engels affermano che la storia di tutte le società si è svolta sinora attraverso antagonismi di classe che nelle diverse epoche hanno però assunto forme diverse. Ecco, su questa seconda parte si tende un pochino a glissare generalmente, quando invece forse la parte più interessante il discorso sulle diverse forme che assumono le lotte di classe nel corso della storia. E nel 1920, d'altro canto, Lenin, dopo un'attenta analisi sulla nuova situazione geopolitica che si era venuta a formare in seguito allo sviluppo del capitale finanziario e alla formazione dei monopoli, traccia i nuovi contorni della lotta di classe e afferma che tutti i marxisti dovrebbero ora operare una distinzione netta, così si esprime Lenin, tra le nazioni oppresse, soggette, private dei loro diritti, e le nazioni sovrane che ne sfruttano e ne opprimono altre. Vediamo già da questa definizione l'enorme distanza che separa Lenin dalla tradizione liberale, perché abbiamo detto che per la tradizione liberale la democrazia è tutta incentrata sulla competizione elettorale, e da questo punto di vista, se una nazione potente opprime, schiavizza, sottomette una nazione più debole, purché in questa nazione potente vi siano le libere elezioni, purché vi sia una sorta di pluripartitismo, questa nazione potente viene pur sempre considerata dal pensiero liberale una nazione democratica. Diversamente stanno invece le cose per Lenin. Democrazia, scrive Lenin, significa realizzare l'assoluta eguaglianza dei diritti delle nazioni, nonché riconoscere il diritto di autodecisione delle nazioni oppresse. E nel corso, d'altro canto, delle sue opere, nel corso della sua prassi politica, non si stanca mai di ricordare come già la teoria di Marx fosse lontana come il cielo dalla terra, così si esprime, dall'ignorare i movimenti nazionali, ricordando il sostegno che il filosofo tedesco aveva dato alle lotte di liberazione nazionale dell'Irlanda e della Polonia. D'altro canto, già il manifesto del Partito Comunista preannuncia l'orientamento internazionale che la conflittualità del nuovo sistema produttivo sarebbe stata destinata ad assumere. Il bisogno di sbocchi sempre più estesi, scrivono Marx ed Engels nel manifesto, per i suoi prodotti spinge la borghesia su tutto il globo terrestre, ovunque essa deve insediarsi, ovunque stabilirsi, ovunque allacciare collegamenti. All'antica autosufficienza e all'antico isolamento locali e nazionali subentra quindi un commercio universale, una interdipendenza universale tra le nazioni. Si va di bene che per Marx questa interdipendenza universale tra le nazioni non costituirebbe di per sé un fatto negativo, ma costituisce un fatto negativo nella misura in cui essa avviene, si verifica non in modo democratico, ma si verifica in modo dispotico, esprimendo il dominio delle borghesie delle nazioni più potenti sull'intero emisfero, sull'intero pianeta. I rapporti borghesi, continuano Marx ed Engels, sono diventati troppo angusti per poter contenere la ricchezza creata dalle forze produttive. E con quale mezzo la borghesia supera le sue crisi? Per un verso imponendo la distruzione di una grande quantità di forze produttive, per un altro verso conquistando nuovi mercati e sfruttando più intensamente quelli già disponibili. Ecco, nei decenni successivi a queste parole, la conquista dei nuovi mercati di cui già parlano Marx ed Engels si esprimerà nel concreto con la conquista di nuove aree geografiche, con la sottomissione violenta dei paesi recalcitranti e con la violazione di tutta una serie di sovranità nazionali. Operazioni queste di cui Marx scorge la protagonista nell'Inghilterra del proprio tempo.
già la massima opera del filosofo aveva denunciato come il vecchio continente, e qua il vecchio continente non sta soltanto per l'Europa, ma in particolar modo per l'Inghilterra, inviasse nelle colonie capitale ansioso di sfruttamento e denunciava la fabbricazione di salariati nelle colonie. E scrivendo sulla stampa tedesca, Marx polemizza continuamente contro quello che definisce l'umanitarismo d'esportazione inglese, ovvero quella grande disumanità dell'Inghilterra nascosta sotto una fraseologia filantropica. E allorché l'esercito francese di Napoleone III, con il sostegno delle truppe inglesi e spagnole, si appresta all'invasione del Messico in quella che poi diventerà nota come l'operazione Affare Massimiliano, sul New York Daily Tribune del 23 novembre 1861 Marx esprime in questi termini il proprio giudizio. L'intervento in Messico, preparato dall'Inghilterra, la Francia e la Spagna, è per me una delle imprese più mostruose che gli annali della storia internazionale abbiano mai registrato. D'altro canto, con lo scoppio della guerra di secessione, nel sostegno economico che l'Inghilterra garantiva al sud separatista, Marx individua un forte elemento antidemocratico, e non soltanto in ragione della schiavitù razziale che si sarebbe continuata a perpetrare in caso di vittoria degli Stati Confederati, ma anche in ragione del fatto che con questo sostegno economico che l'Inghilterra garantiva al sud separatista, l'Inghilterra si proponeva di violare sistematicamente la sovranità nazionale degli Stati Uniti. È evidente quindi che già in Marx, come poi avverrà in modo più manifesto in Lenin, la violazione della sovranità nazionale costituisce un parametro misuratore del grado di democrazia di una data nazione. E oggi, ad assetti geopolitici radicalmente mutati, se con il parametro riduttivo della democrazia giuridico-politica, cioè quella democrazia che si incentra soltanto sulla competizione elettorale, Pasquino individua negli Stati Uniti e nell'Inghilterra gli esempi più fulgidi di democrazia alla Schumpeter, noi con le categorie di democrazia economico-sociale e di democrazia internazionale, di democrazia nei rapporti internazionali, che possiamo desumere dall'analisi di Marx, proprio quelle nazioni indicate da Pasquino e dal pensiero liberale come esempi più fulgidi di democrazia apparirebbero ai nostri occhi come esempi più manifesti di imponenti dittature. D'altro canto, appunto, per Marx capitalismo e democrazia costituiscono delle istanze ossimoriche, e noi possiamo vedere un progressivo aumento della prima, cioè della democrazia, tanto più quanto ci allontaniamo dalla seconda struttura, cioè dalla struttura capitalistica. Un ultimo punto, 3 minuti, per evitare equivoci, soprattutto tenendo conto delle nuove ideologie che si stanno profilando all'orizzonte. Il concetto di sovranità. Il concetto di sovranità veniva rivendicato dal Messico, che si vedeva aggredito dall'Inghilterra, dalla Francia e dalla Spagna. Ma ben vedere, il concetto di sovranità veniva rivendicato anche dalla Francia e dall'Inghilterra, che aggredivano il Messico. E questo stesso concetto di sovranità veniva rivendicato anche dagli Stati Confederati, cioè dagli Stati del Sud degli Stati Uniti, che volevano separarsi dal Nord per continuare a perpetrare la schiavitù su base razziale. E dunque sempre il concetto di sovranità sinonimo di democrazia? No, per Marx sovranità è sinonimo di democrazia quando essa prevede un'estensione del diritto internazionale, non quando prevede una contrazione del diritto internazionale. E questo è uno dei fondamenti teorici per vedere nella rivendicazione della sovranità un atto democratico. Un altro punto, inoltre. Nella seconda metà dell'Ottocento, l'abbiamo accennato, si sviluppa il dibattito sulla schiavitù negli Stati Uniti. E i conservatori a quel tempo, cioè gli antiabolizionisti, affermavano, argomentavano
che non valeva la pena abolire la schiavitù, perché tanto violenze e ingiustizie nella storia ci sarebbero sempre state. E quindi una volta eliminata la schiavitù, quegli schiavi sarebbero diventati, nella migliore delle ipotesi, operai salariati. Cioè sarebbero passati semplicemente da una condizione servile ad un'altra condizione servile. E pertanto non valeva la pena abolire la schiavitù. E questa logica antiabolizionista, dobbiamo dire, era stata introiettata anche da alcuni operai che si mostravano ostili alla cancellazione della schiavitù, perché temevano che questa ondata di schiavi, una volta liberata dai campi di schiavitù, si sarebbe poi riversata sul mercato del lavoro, determinando delle competizioni a ribasso. Quindi né per i conservatori né per alcuni operai bisognava abolire la schiavitù. Diverso totalmente era il pensiero di Marx, il quale ben sapeva che nella migliore delle ipotesi questi schiavi sarebbero diventati operai del salariati, eppure considerava la contraddizione tra capitale e lavoro un livello sociale superiore rispetto a quella contraddizione tra liberi e schiavi. E in più, in questo passaggio dallo schiavo all'operaio salariato, è stato detto prima da Roberto Pinischi, Marx individuava una estensione del concetto universale di uomo. Cioè, mentre lo schiavo, che era sottoposto a un potere assoluto di vita o di morte da parte del padrone di schiavo, non veniva reputato un essere umano, veniva considerato poco più che un animale da soma, l'operaio, ancorché timidamente, comincia ad essere visto come un essere umano. Questa estensione del concetto di uomo costituisce per Marx un progresso. E allora, per concludere, lo Stato sovrano, per Marx, rafforza la democrazia a due condizioni. La prima condizione è che questo Stato sovrano, questa sovranità estende, come abbiamo detto, e non contrae il diritto internazionale. E in secondo luogo, se questo Stato sovrano estende e non contrae il concetto universale di uomo, come invece sta accadendo oggi da parte di molti che si richiamano alla sovranità nazionale, da Trump a Salvini, da Bolsonaro a Netanyahu, che invece che estendere il concetto universale di uomo tendono però in nome di questa sovranità a restringerlo. Ecco, da quanto detto sin qui, e concludo, possiamo comprendere che già nell'analisi di Marx esistono tutti gli strumenti concettuali per criticare oggi gli usi strumentali ideologici non soltanto del concetto di democrazia, ma anche del concetto di sovranità. Vi ringrazio per l'attenzione. Allora, mentre ci avviamo all'ultimo intervento, voglio avvertire che...